Allora, il tuo cane ha paura e qual è il consiglio che ti viene dato più frequentemente? Ignoralo. Ma siamo sicuri che sia la cosa giusta? Perché istintivamente siamo programmati per dare conforto al nostro cane e poi ci viene detto ignoralo? Scopriamolo. Ricordo ancora oggi una scena in una toelettatura in cui il toelettatore tagliava le unghie del cane, gli ha fatto male, il cane si è spaventato, il proprietario ha cercato di confortarlo. Il toelettatore gli ha detto no, aspetta, perché così rinforzi le sue paure. Ora, questa idea del rinforzare le paure nasce in ambito comportamentista. La psicologia comportamentista dice possiamo guardare tutto come un rinforzo e una punizione. Quindi se do al cane qualcosa che gli piace, in quel momento sto rinforzando un comportamento. Ma bada bene, un comportamento. Gli psicologi comportamentisti dicono che è impossibile rinforzare una paura. Tu rinforzi il comportamento. E quindi nel momento in cui il cane ha paura, se io vado lì ad accarezzarlo, non sto rinforzando la paura. È impossibile rinforzare la paura. Quindi, sebbene l'intento è corretto, attenzione che rinforzi la paura, in realtà anche teoricamente è sbagliato. Ma soprattutto, perché a noi viene così potentemente di andare dal cane, di correre da lui e di soccorrerlo, di confortarlo? Perché è un meccanismo arcaico. Cioè, i mammiferi, nel momento in cui hanno paura, cercano il rifugio, cercano la protezione degli altri individui. E cosa succede nel momento in cui il nostro cane ha paura, si rivolge a noi e noi gli consentiamo di essere vicini? Gli facciamo capire che abbiamo capito che lui ha paura, libera ossitocina e si prepara a esplorare il mondo. Cioè, quel momento lì lo prepara ad essere più tranquillo, più sicuro. È proprio l'effetto, infatti, che ha un genitore quando è base sicura. Nel momento in cui l'animale ha paura, ecco che cerca rifugio e prossimità. Ecco, questa ricerca di prossimità è proprio quella che hanno i mammiferi quando hanno paura. Ecco perché è giustificato ed ecco perché nel momento in cui il cane ha paura a noi viene di confortarlo. È perfettamente normale questo. Ora, cosa non è normale? Qual è l'errore che noi commettiamo sempre? È di andare in ansia a noi stessi. Cioè, per un meccanismo in cui le emozioni si comportano un po' come virus, cioè si trasmettono da un individuo all'altro, se vediamo che il cane ha paura e noi diciamo e ci spaventiamo noi stessi, noi trasmettiamo paura al cane con il nostro modo di fare e addirittura con l'odore delle nostre emozioni. Quindi quello che dovremmo cercare di fare non è ignorare il cane e non è andare in ansia dicendo oddio piccolino adesso ti salvo io, perché il cane dice caspita ma già mi preoccupavo io a vedere te, adesso mi preoccupo ancora di più. Quello che devo fare è rimanere tranquillo, lasciare che il mio cane stia accanto a me e dargli la possibilità di rifugiarsi. Questo lo aiuta a prepararsi a superare questa paura. Postscriptum. Quante volte con i bambini ci viene detto se il bambino sta piangendo lascia che pianga altrimenti si vizia? Cioè io mi ricordo sta frase in Puglia, io sono pugliese, no? C'è questa cosa qua. Il motivo per cui un bambino piange o un cane piange quando è lasciato da solo in una stanza per tutta la notte appena preso magari dalla cucciolata non è soltanto ho bisogno di mangiare o mi sono sporcato nei pannolini o voglio giocare o cose del genere. Il motivo per cui molti bambini e molti cani si mettono a piangere è proprio per capire se vengono ascoltati. Vogliono capire se possono contare su di noi e la nostra presenza costante fa di noi una base sicura e di loro individui psicologicamente sani. E qui vediamo un altro splendido regalo di una relazione col cane pienamente vissuta, vissuta con conoscenza. Ci aiuta a diventare esseri umani migliori, anche nei confronti dei nostri stessi figli.